Beh, uno sguardo al passato per osservare il futuro con Mauro Di Francesco tutti i mercoledì dalle 17 alle 18 su All Music Digital Radio. Ebbene, ciao a tutti, qua è sempre Mauro Di Francesco, siamo nell'appuntamento di ogni mercoledì, insomma ogni mercoledì qua su All Music Digital Radio, dalle 17 circa, siamo con Get Back, io sono Mauro Di Francesco e vi abbraccio. Prima di presentare la canzone, facciamo un qualcosa un po' diverso dal solito, insomma scendiamo così dai canoni, no? Che si parte, invece si fa entrare la canzone, poi si fa uscire, insomma tutte queste cose molto tecniche. Bellissime, tra parentesi, però oggi vorrei invece presentare, prima della splendida canzone che abbiamo ascoltato, che in realtà poi non avrebbe neanche bisogno di essere presentata perché è stata una canzone, insomma, ma ve lo dico dopo. Abbiamo in linea, credo, dovremmo avere in linea telefonica Stefano Napolitano, giusto? Giusto, Bene, sono qui. bene. Ok, come stai, Stefano? Grazie per essere qui. Un abbraccio forte anche a te, un saluto. Grazie per avermi invitato, prima cosa da dire. Ma figurati, io sono molto molto contento che possano venire degli artisti più o meno grandi, non sta a me a dirlo, perché poi quando dico grande artista mi scrivono, no? E mi dicono: "Ah, ma come ti permetti te di dire grande artista?" Vabbè, io lo dico magari per una mia opinione, le mie opinioni contano poco, però allora cerco di evitare le mie opinioni, no? Però insomma. Senti Stefano, abbiamo ascoltato, prima di darti qualche minuto per presentarti, abbiamo ascoltato una canzone che vinse il Festival di Sanremo. Adesso entriamo già, siccome il Festival di Sanremo c'è fra 4 ore praticamente, nel senso che mancano pochi giorni. Lui è Marco Mengoni, la canzone è Due Vite, siamo nel 2023, canzone che singola, che ebbe insomma un successo incredibile, appartenente al suo settimo album in studio, che è Materia, e canzone in cui lui insomma disse: "Io ho descritto la storia di un mio rapporto, che è in bilico tra la ratio e l'inconscio", insomma lui ha parlato così. E sono partito dall'ultima canzone perché insomma so che tu sei un grande esperto di musica, e quindi poi vorrei anche dedicare questa puntata un po' alla cultura musicale, a fare anche un paragone fra i giorni nostri, anche se poi questa canzone non è proprio dei giorni nostri, no? Perché oggi va per la maggiore altro tipo di musica, però è anche il passato, cioè Sanremo esiste da anni, 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 non voglio dire quasi un secolo, ma se non è quasi un secolo, insomma, ci siamo, non dico proprio vicini, ma quasi, nel senso che è tanti anni che c'è il Festival di Sanremo e quindi, insomma, ha vissuto veramente tutta la storia della musica italiana. Ti lascio 2 minuti perché così almeno ti presenti e mandiamo un'altra canzone, poi iniziamo a parlare. Va bene, va bene. Dimmi pure, Allora, vai. dunque, ma vuoi sapere qualcosa sul Festival di Sanremo, No, sulla prima musica su di te, ieri, prima paragonata a quella presentati. di oggi? No, no, prima presentati te, insomma, dici un po' quello che fai, tu sei un cantautore, no? Oltre che un critico Allora, ho musicale, ecco. capito, Inizia a io presentare un paio sono, di minuti, a parte veloce, che dai. non mi piace neanche etichettarmi, sono uno che scrive delle cose e che frequenta alcuni luoghi, che frequenta alcune persone, e riferimento alla vita che faccio, scrivo. E scrivere Certo. vuol dire prendere un pezzo di carta. Oggi si usa il computer, una volta c'era la macchina da scrivere, e abbozzare qualcosa dei pensieri, poi nel corso del tempo trasformarli, e da lì nascono poi poesie, storie, canzoni, un po' di tutto. E lo faccio da quando avevo 7-8 anni, ho iniziato a farlo a scuola e ho sempre avuto questo buon rapporto con la penna e la carta. Oggi va bene, mi sono adeguato anch'io e adattato a usare il computer Ovvio. perché è più veloce, perché Certo. non hai tutti i fogli sparsi per casa e tieni tutto nelle cartelle che salvi nei file. E ho scritto tante cose in questi anni, non avevo mai pubblicato nulla, poi 3 anni fa ho iniziato a farlo, non so neanch'io il perché, boh, è stata un'illuminazione, Sicuramente oppure che ne so, un'illuminazione, era il mio momento e eh. così ho iniziato a pubblicare e sono
nati tre libri, una web series, il libro l'ultimo è uscito proprio a Natale, cioè il 24 dicembre, ed è uscito il singolo, questo singolo che mi sta dando molte soddisfazioni perché è già tra i primi 60 della classifica della musica indipendente, che poi è quella, diciamo, più vicina alla realtà, perché tu sai benissimo che le classifiche nazionali, cioè quelle che una volta si pubblicavano nelle Hit Parade, la famosa Hit Parade dei Luttazzi che ascoltavo tutte le settimane, oppure Sorrisi e Canzoni TV, o tutti i giornali comunque dove c'era lo spazio per la musica, anche ai tempi erano un po' politicizzate, comunque c'erano comunque dei riferimenti abbastanza reali. Certo. Oggi quelle che vedi sui giornali sono praticamente una spartizione di averi tra le case discografiche e le televisioni, quindi ecco, però, non c'è nulla di reale. La musica, quella che ascoltiamo veramente, va nelle classifiche. No, stai già andando, cioè stai già anticipando quei tempi, perché questa era una domanda che volevo farti proprio riguardo alla politicizzazione, eccetera. Senti, se qui purtroppo in radio devi, insomma, l'avrai capito, abbiamo dei tempi un po' stretti, nel senso che dobbiamo rispettare, io manderei ancora una canzone di qualche anno fa, un'altra canzone che visse Sanremo, perché poi invece vorrei far ascoltare anche, magari sotto tuo consiglio, magari quella dopo la scegli te, una canzone di Sanremo che scegli te, io ne scelgo una di, insomma, tre anni fa in sostanza, e lui è Diodato con Fai Rumore, e ascoltiamola, poi ci rivediamo qui fa pochissimo, così iniziamo proprio a parlare di un certo tipo di discorsi, e poi magari introduci te, scegli te una canzone di Sanremo che ti piace particolarmente. Ci stai? Ti va bene? Sì, certo. Ok. Mi diverto anche per queste cose. Ottimo. E ci rivediamo qui fa pochissimo. Lui è Diodato con Fai Rumore. E lui è Diodato, era esattamente il 2020, quindi più o meno circa tre anni fa, no, non più o meno, anzi assolutamente tre anni fa, tre anni abbondanti, siamo nel 2024, anzi oggi è il 31.01 del 2024 e sono esattamente le 17.20 qui a All Music Digital Radio. Un album che si chiamava Che Vita Meravigliosa e questo brano appunto, insieme anche, diciamo, facciamo un parallelismo insieme al brano che abbiamo ascoltato inizialmente, ovvero Due Vite di Mengoni, tutte e due canzoni d'amore, sono brani che fecero veramente, che ebbero veramente un grandissimo successo dal punto di vista non solo della vendita, ma anche dal fatto che erano canzoni che cantavano tutti. Insomma, si mormorava che questa canzone, questa Fai Rumore, fosse dedicata al suo ultimo amore che purtroppo l'aveva lasciato, e gli uomini sono comunque sempre molto molto sentimentali. Canzone scritta insieme ad Edwin Roberts, noto appunto, un noto cantautore, compositore, paroliere italiano. Stefano, sei ancora in linea? Ci sei? Sono qui. Ecco, mi hai ascoltato? Sì? Sì, ho ascoltato. Sì, gli ho dato... conosco qualcosa. Io adesso, vabbè, io sono contro il Festival di Sanremo degli ultimi 20 anni, quindi probabilmente non sei il solo. Nel 2020 non significa nulla questo, perché ormai sai benissimo come funzionano certe cose, quindi questo parlare bene sui giornali, questo vincere premi, so che ha vinto anche un premio David Donatello, però sono tutte cose un po' che lasciano, sì, poi c'è anche l'Eurovision Contest, una volta in cui c'erano le vere conquiste, c'erano delle canzoni, potrei citartene una valanga per dirti che lì, volenti o nolenti, la canzone era vincente, al di là del riconoscimento poi giornalistico o della critica di settore. Adesso noi faremo un po' dei paragoni, anche se i paragoni poi nell'arte contano quello che contano. Sì, però quello che volevo chiederti non è tanto Fai Rumore, bella, non è bella, piace, perché tanto poi anche queste cose, al mio avviso, hanno poco valore, no? Sicuramente Fai Rumore è... Due Vite di Mengoni e lo stesso Diodato sono comunque due artisti che mediamente si sono fatti anche rispettare anche all'estero, perché poi non hanno mai fatto brutte figure per quanto riguarda il Song Contest internazionale, eccetera. Quindi direi... Ti posso dire una cosa, ti interrompo, sì, certo. Io non ho ancora sentito nessuno in giro canticchiare canzoni di Diodato
o di Mengoni, però sento quando magari passo e vedo, insomma, vedo della gente, o vedo anche il classico muratore che sta costruendo la casa, sento canticchiare le canzoni di Ranieri, Morandi, Little Tony, Bobby Soul. Allora mi faccio una domanda: e quanto durano queste canzoni nel tempo e quanto rimangono nella storia? Quindi capisci, cioè è lì che si capisce la devoluzione della musica italiana, cioè come sia cambiata, ma abbia preso una discesa clamorosa, perché poi è ciò che rimane nel tempo, è il tempo alla fine che dà tutte le risposte e mette tutti sull'attenti, oppure ti fa sedere, non ti dà no, scampo. Ma su questo mi trovo d'accordo. Ne parlavo con Don Bacchi, guarda, 2 mesi fa l'ho intervistato, è un grande personaggio, Don Bacchi, grande autore, è stato tra l'altro il primo cantautore scrittore, quindi è uno che la sa molto lunga. Lui proprio diceva questo: io quando vado in giro sento gente di tutte le età canticchiare le canzoni dei miei tempi, anni 70, ma di questi di ultima generazione non ne sento neanche uno, quindi lo capisci che è tutto fortemente politicizzato per far credere che la musica vada avanti. Ma io con questo non voglio mancare di rispetto a cantautori come Mengoni o Diodato, nel senso che comunque anche dietro quelle canzoni c'è un lavoro, c'è una produzione, c'è anche una fatica, ci sono delle aspettative, per carità. Ma loro sono anche, credo che siano anche essi stessi vittime del sistema. Assolutamente. Perché certo, tu prima mi chiedevi la canzone di Sanremo, quella più bella. Ma dagli anni 80 in giù ce ne sono tante canzoni, non tutte, ma comunque canzoni che hanno meritato la vittoria, certo, o i primi 3 posti o i primi 10 posti. Perché erano canzoni dove c'erano dei grandi arrangiatori dietro, dei grandi direttori di orchestra. Però scegliene una così poi la mandiamo. Grandi parolieri, grandi musicisti. Oggi questa roba qui viene a mancare, si lavora anche molto col computer, quindi si toglie merito al musicista, anche perché i costi sono aumentati, quindi devi devi comporre un brano con la chitarra, poi devi portarlo e te lo arrangiano col computer perché costa molto di meno la produzione. Oggi va molto l'autoproduzione, perché se hai soldi vai avanti, se non hai soldi rimani a casa e non fai nulla. Cioè tutto cambiato. Una volta c'era il talento, veniva trovato per caso in discoteca o in una birreria o in una cantina che suonava, si esibiva, lo portavano in casa discografica, facevano dei provini e creavano il personaggio, ma il personaggio era creato dalla qualità e dall'essenza e dall'anima di questo cantautore. Ma io potrei citartene tanti cantautori che sono nati così, citali. E sono entrati nell'enciclopedia della storia della musica italiana. Certo. Oggi non è più così. Oggi vanno di moda personaggini costruiti televisivamente. E quindi è stato un cambiamento ma proprio radicale, proprio un cambiamento di sistema, di logica anche. Senti, visto che non ti prendi un po' la responsabilità della scelta della canzone, lo faccio io, tanto io qui... No, io ho già scelto, te la dico subito, la canzone di Sanremo secondo me la più originale e la più particolare che abbia vinto. Io infatti nei tempi non ci credevo, quando vinse rimasi di stucco, ma poi mi capì che era proprio una gran bella canzone. Ed è quella di Alice per Elisa, testo sublime di Battiato, Giusto Pio, anche le musiche, quello fu veramente una chicca. Sono assolutamente d'accordo, c'era Battiato di mezzo, eccetera. Allora, ti direi questo, senti, io in realtà, ma ne parliamo subito dopo la pubblicità, prima la canzone, poi la pubblicità e poi parliamo subito perché vorrei parlarti delle cosche musicali, però stai calmo, scalda i motori, mandiamo per Elisa questa splendida canzone in onore veramente a lei, ad Alice, ma soprattutto anche a Franco Battiato, che io adoro. Rimani in linea. 1981, anche l'anno di quando vinse. Brava, sei un'enciclopedia. Per Elisa, lei e Alice. Se tu guardi gli ultimi 20 anni della musica, ti accorgerai che con l'esordio di trasmissioni televisive come i Talent, di cui lui ha fatto parte 6-7 volte, e Amici, tutte queste formule per depistare i giovani e portarli da quella parte, cioè o passi di là oppure fai come faccio io, fai musica indipendente, io e tanti altri.
non puoi ambire a nulla, okay. A meno che non, okay, ti sottometti a certe regole. Se tu guardi chi ha vinto Sanremo nel corso degli anni, andrai, cioè, è talmente evidente la cosa. Io adesso, Morgan l'ha detto, ma cioè, penso che ci sia arrivato chiunque, poi magari se uno è poco attento non ci fa caso, ma io posso farti nomi e cognomi di quelli che hanno vinto il Festival di Sanremo, di quelli che sono stati avvantaggiati nella musica, e sono tutti quanti facenti parte di quelle famiglie televisive. Allora di cosa stiamo parlando? Però Morgan fa parte anche lui, o perlomeno adesso non so se parlare nel passato, ma lui sono 20 anni che frequenta i salotti televisivi e dappertutto, e quindi diciamo che mangia un po' nel piatto dove solitamente adesso sputano, e questo non va bene. Riconosco sempre in Morgan, secondo me, il miglior autore e in questo momento il più grande esperto musicale che ci sia, perché lui la musica l'ha studiata, la sa fare, è un grandissimo musicista. Io lo conobbi e lo intervistai nel 98, quando era, diciamo, in una fase di grande maturità, e sì, passammo 7 ore insieme a parlare di musica, mi resi conto di aver davanti un mostruosamente preparato in tutti gli ambiti musicali, cioè come musicista, come creativo, come compositore e come visionario della musica. Però è chiaro che oggi è così, oggi è tutto televisivo, politicamente televisivo, o passi di là e quindi devi avere anche una certa età, oppure è finita. L'unica alternativa è che tu abbia dei soldi per poterti autoprodurre e fare delle cose, cioè il resto è morto, non esiste più. Una volta, se tu fai caso, e come ho detto all'inizio, c'erano i talenti. Se tu ti ricordi le classifiche, c'erano tanti carri, ti portavano sul campo e facevi la tua partita. C'erano gli Alberto Fortis, Claudio Baglioni, i Fabrizio De André, i Gianni Morandi, Massimo Ranieri, che si giocavano le classifiche. Quindi erano tante case discografiche, con tante comunque, c'erano tante strade per arrivare lì. Se tu eri bravo, avevi un buon discografico dietro, una buona casa discografica, un buon produttore, comunque facevi la tua parte. Poi c'era chi arrivava tra i primi 10, tra i primi 20, chi arrivava in testa alle classifiche, ma c'erano personaggi di tutto rispetto. Noi avevamo la Rettore, certo, la Bertè, ma senti anche lo stesso, cosa, parlo di casa mia, Umberto Tozzi, cioè, che secondo me non è stato un cantautore come De André, per carità, come Baglioni. Lui fa altre cose, però intanto Tozzi, zitto zitto, ha tirato su dei brani che hanno fatto il giro del mondo, cioè il cantautore più conosciuto, una delle voci più importanti che abbiamo avuto in Italia, nel mondo, certo. E questo è targato, io sono orgoglioso perché è targato Torino, certo. Però ha scritto una canzone come Gloria, una canzone che è molto semplice, ma arrangiata poi da un grande Greg Matison, che era il produttore e l'arrangiatore anche di Donna Summer, americano. Vero, e che vero. Cosa ha fatto Umberto Tozzi con Gloria? Ha conquistato il mondo, cioè, quindi voglio dirti, ma queste cose qui oggi non ci sono più. Io sfido chiunque a fare una canzone come Gloria, e quindi, cioè, sul campo di battaglia c'era questa gente che arrivava da una gavetta spaventosa, cioè Tozzi non è nato da un giorno all'altro, certo. Si è formato, arrivava dalla scuola dei Beatles, lui è sempre stato un grande amante di Paul McCartney, di Lucio Battisti, cioè stiamo parlando di numeri uno, e sono i maestri. Ma senti, oggi, Stefano, un ragazzo cosa deve imparare da questi di oggi? Nulla, cioè, non c'è nulla da imparare, purtroppo. Quindi ripeto, certo. Il discorso di Morgan è la scoperta dell'acqua calda. Senti una cosa, io vorrei a questo punto ascoltare Gloria, la mandiamo, quindi usciamo un po' dai canoni, perché avevo una canzone da farti ascoltare del 1986, ma l'ascoltiamo dopo. Ascoltiamoci Gloria, così poi parliamo un attimino anche di questa canzone di Umberto Tozzi, e poi ho anche altre domande da farti, quindi rimani sempre in linea. Lui è Umberto Tozzi con Gloria, era il 1979 praticamente, quindi non proprio l'altro ieri, ok? Rimanete sintonizzati con noi, un abbraccio sempre a tutti, siamo su All Music Digital Radio, io sono Mauro Di Francesco e questo è Get Back, e lui è Umberto Tozzi. E beh, poi diciamo che anche il finale con questa, insomma, io adesso non riesco a farla, o almeno, però insomma anche il finale era direi molto molto particolare. La canzone è Gloria ed è oltretutto il quarto album di Umberto Tozzi, appunto, che porta proprio il nome Gloria. Canzone un po' ambigua dal punto di vista, perché è una canzone che ha un significato sia di sostantivo ma anche come nome di donna, e quindi sia come proprio Gloria,
gloria, ma anche come gloria, come nome di donna. Quindi già lì è stato, insomma, una genialata da questo punto di vista, riuscire a scrivere una canzone con una parola semplice a cui nessuno ci ha pensato. Canzone che arrivò nelle prime posizioni in quasi tutte le billboard e in tantissimi altri paesi fuori dall'Italia, in Europa, ma addirittura anche in Australia, in Irlanda, eccetera. E ovviamente, Stefano, io non ti ho chiamato, ma stavo parlando anche con te, no? Sì, tieni conto, anche facciamoci la domanda: chi c'era dietro Umberto Tozzi? Bigazzi. Perché è importante anche questo, Giancarlo, no? Bigazzi. I cantanti di oggi non hanno questa gente dietro. C'era il grande Giancarlo Bigazzi. Allora, certo, trovami oggi uno che sappia fare il lavoro che faceva Bigazzi. Certo. Cioè, ne certo abbiamo avuto davvero, certo, cioè io mi viene da piangere se ci penso. No, non piangere, dai. Dei mostri musicali, sì, sì, a livello, certo, internazionale. Certo. Poi è ovvio che la padrona di casa la fa sempre l'America e l'Inghilterra, perché loro hanno per proprio un linguaggio musicale che è diverso. Noi abbiamo investono un'altra cultura, di più, siamo di più lirici, più napoletani, sì, c'è una grande attenzione verso la melodia tradizionale, quindi in questo senso siamo meno esportabili. L'Inghilterra proprio la costruzione della musica a livello rock, perché poi dal rock nascono tutti i generi, quindi hanno questa leadership. Però voglio dirti, Umberto Tozzi aveva un Giancarlo Bigazzi dietro, come un Battisti che aveva un Mogol, poi anche Mogol aveva Battisti, quindi va detto anche nell'altro senso. E Facchinetti aveva Negrini, insomma, noi abbiamo avuto degli autori fantastici, cioè guarda, anche Baglioni aveva Coggio, Antonio, certo, Coggio. Non sono nati da soli, certo, erano dei talenti scoperti e poi con un po' di fortuna. Bravo. L'equipe giusta hanno fatto la loro storia. Senti, Stefano, io ripeto oggi io queste cose non le vedo, al di là poi che vincano Sanremo, che prendano dei premi, ma lo vedo anche nel cinema, cioè, certo, il cinema italiano. Io ricordo La Grande Bellezza, poi c'è proprio il buio totale, non ricordo un film. Adesso mi piace molto, lo pubblicizzo, lo voglio dire, devo andare a vederlo perché me ne hanno parlato benissimo, 100 domeniche mi sembra si chiami, il film di Albanese, non ricordo sì, più sì, sì, ho okay detto il titolo giusto, ma è un film interessante. Però ripeto, per me artisticamente l'Italia c'è proprio un vuoto totale, mancano queste persone, questi personaggi 100 domeniche, corretto, capaci del mestiere. Ok, senti, quindi abbiamo capito, allora le cosche ci sono sempre state, forse adesso si sono un po' ampliate, però diciamo non abbiamo scoperto l'acqua calda. Passato, presente, futuro, insomma, quello, anche qui abbiamo fatto un bel paragone. Però volevo chiederti questo, cioè ti anticipo la domanda che però anzi ti faccio questa domanda, ti do un minuto e poi la riprendiamo, perché vorrei farti rimandare un'altra canzone. Alla fine anche uno come Tozzi, per vincere Sanremo, si è dovuto adattare a uno stile di Sanremo. Cioè, dove voglio arrivare? La mia domanda dov'è? Ma anche questa ne parlava Morgan. Esiste quindi secondo te uno stile di Sanremo in cui o ci entri per vincere, per arrivare primo o fra i primi, oppure qualsiasi canzone, anche se sia bella, fantastica, non arriva? O secondo te questo, perché invece molti critici parlano proprio di uno stile di Sanremo che comunque permane nel tempo, cioè forse Zitti e Buoni dei nostri, insomma, Maneskin è stato un po' un cambio, non dico generazionale, però dovuto forse perché ormai si era talmente stanchi di sentire le solite cose, che allora, che poi in realtà Zitti e Buoni è una cover, perché, cioè voglio dire, se andiamo a prendere canzoni del passato sono uguali a Zitti e Buoni, cioè non è che hanno inventato niente di particolare. Ti lascio un minuto, poi mandiamo una canzone e poi ci rivediamo per i saluti. Allora, io, a parte il fatto che io sono contro le gare, quindi Sanremo in quel senso andrebbe a morire, ma il discorso è un altro. Ci sono degli ambienti che sono blindati, okay, cioè tu puoi scrivere la canzone più bella del mondo o scrivere anche un soggetto cinematografico più bello del mondo, non gliene frega niente a nessuno, perché a parte che ci sono tanti talenti in giro che scrivono, quindi cioè voglio dire, se non sei tu un altro, quindi avanti, certo, un altro. Ma è il discorso che devi far parte di quelle famiglie, come diceva appunto Morgan. Okay. Se tu non ne fai parte, ma guarda, ben che ti vada, te la comprano. Okay. Dicono: guarda, possiamo solo dirti questo, ti diamo, non so, 3, 4, 5 mila euro, te la compriamo,
Tu sei morto di fame e quindi come succede spesso, no? Di quelli che scrivono di proprio così poco, autori, proprio così pochi soldi. Vendono il pezzo, vendono anche il soggetto cinematografico e poi ci sono gli sceneggiatori che fanno il resto. Quindi cioè, in tutti i settori artistici ormai esisteva anche prima, ma era diverso. Prima, ripeto, c'era una porta aperta per i talenti perché facevano guadagnare. Oggi, cioè, quello che importa è un discorso politico, secondo me. Quello che importa è produrre della finta arte che tenga la gente in anestesia. Cioè, okay. Che non ti può, cioè, ecco. La cultura sta morendo. Tu tieni conto che in Italia legge il 10% degli italiani, cioè 6 milioni su 60. Lo capisci che c'è stato tutto un programma che viene fatto piano piano nel tempo per arrivare a tenere una popolazione in anestesia totale, cioè priva di un pensiero logico, e tutti con un unico pensiero, la musica è questa, anche un giovane che oggi si trova a capire, a percepire, a comprendere la musica, gli passano questa roba, lui non sa nulla del passato e lui pensa che sia questa la musica. Io parlo, a volte mi confronto con mio figlio che ha 22 anni, che per fortuna, essendo mio figlio, è cresciuto con i Beatles, i Rolling Stones, i Depeche Mode, i Doors, sì, io gli ho fatto proprio assaporare la grande musica, quindi ha una percezione completamente diversa da molti suoi coetanei. Però mi dice: papà, tu a volte non hai idea di cosa devo sorbirmi io nelle varie compagnie in cui giro, delle cose che sono ma improponibili, non si possono chiamare musica. E questo lo capisci, e questi qui vanno avanti perché c'è un sistema dietro che vuole farli andare avanti, vuole proporli al pubblico, perché il pubblico, lo dico proprio, si rincoglionisca sempre di più. Ma io so anche di cose nel mondo della pittura che non c'entra molto con la musica e il cinema, è un'altra espressione. Anche lì è lo stesso gioco. Guarda un pittore come Lorenzo Alessandri, che nonostante tutte le recensioni di Sgarbi, il grande museo che c'è a Giaveno qui vicino a Torino, oggi le sue opere valgono quasi zero, eppure è stato un talentuoso, un virtuoso di un certo stile fantastico della pittura. Oggi vale pochissimo. Perché? Perché si fanno avanzare propongono delle cose di basso profilo, di basso livello culturale. Quindi è un'operazione questa, per tenere sempre la gente incolta, e anche i programmi che fanno in televisione, i film che propongono, cioè, lo capisci, lo vedi, però o ti svegli e spegni la televisione e non fai entrare in casa questa porcheria e cerchi di documentarti, di studiare importante, di appassionarti a qualcosa e capire dove stanno, dove sono le risposte, le trovi se vuoi. Bisogna ragionare un attimo. Senti Stefano, questo è il mio pensiero personale, ma penso che chiunque abbia un po' di buon senso artistico lo condivida. Solo una piccolissima cosa ancora, ma quindi secondo te, però voglio una risposta secca, sì no, c'era però più passione artistica e cultura artistica nei manager di 50 anni fa rispetto ad oggi? Cioè c'è anche un problema di cultura? Sì, no, perché così poi mandiamo, ci salutiamo, ok, bene. Quindi c'è anche quello, ok. Oltre a tutte queste cose che ci hai detto, che ci hai raccontato molto interessanti, c'è anche proprio un discorso di mancanza di cultura in questi manager che una volta avevano e oggi non hanno più. Senti Stefano, siamo arrivati alla fine, io devo passare l'ultima canzone. L'ultima cosa, velocemente. Sì, velocemente, vai. Io ho parlato con diversi discografici e gente che lavora nel settore, qualificata. Mi danno tutti ragione. Sai cosa mi hanno detto quando è uscito il singolo? È una bella canzone, questo è il tuo problema. Ti dico solo, e la chiudo qui, però non voglio dire, però non posso. Chiudiamo qui anche perché verrai. Mi hanno detto questo, e anche gente autorevole, cantautori famosi italiani. No, anche perché verrai di nuovo a parlarci qua, quindi tieniti, scalda i motori. Senti Stefano, grazie, ci salutiamo, grazie a tutti i nostri radioascoltatori, grazie a All Music Digital Radio, questo è sempre Get Back, io sono Mauro Di Francesco e finiamo con una canzone di Eros Ramazzotti, insomma lui vinse il Festival di Sanremo nell'86 e adesso tu e io, insomma, vi saluterei proprio con questa canzone che comunque è una discreta canzone d'amore, adesso tu può voler dire tutto. Ciao a tutti e alla prossima puntata, al prossimo mercoledì. Music Digital Spot. Rimani con noi.